Ciao a tutti amici di Sban Channel e benvenuti ai bellissimi di Max. Musica! If that makes you happy, it can be the best. Basta, era per non pagare la SIAE. I bellissimi di Max. Cosa sono i bellissimi di Max? Sono tutte quelle armi che abbiamo comprato, che ha comprato a poco, perché bisogna risparmiare in tempi di crisi, né? Sì. Che cosa abbiamo qui per questa volta? Cosa presentiamo, Max? Allora, qua abbiamo tre bellissimi catenacci. Okay. Il primo qua in alto è una Tettoni 1916. Calibro? Calibro 10.4 di taglio d'ordinanza italiana. Costruita da? Dalla Obrea Hermanos in Spagna. Quindi in spagnola? Spagnola, importatore italiano. Ok, perché che era? Cosa? L'importatore era Tettoni. Tettoni, sì. Da cui come dice, erroneamente prende il nome. Prende il è nome. Famosa per essere a Tettoni, ma in realtà non è una Tettoni. Calibro 10.4, usata nella prima guerra mondiale. Sì, la prima guerra mondiale è una copia della Smith & Wesson fatta dagli spagnoli. Sì, bel colpo. Ok, e quanto l'abbiamo pagata? 150 euro. 150 euro spara? Ora sì. Ora sì, perché aveva, modifiche. Aveva una molla rotta, gliel'abbiamo messa a posto. Cosa abbiamo qua? SKS Simonov, Type sì. 56, sì. Anche questo un affarone, è stato un po' lungo il viaggio per andarlo a prendere. Quanto abbiamo speso? 200 euro. Ok, 200 euro, calibro? 7.62x39. Commercialissimo, cioè proprio... I la base, i soliti li tirano dietro. Ecco, esattamente. E qua che cosa abbiamo? No, questo è il re dei catenacci. Quanto abbiamo speso? 25 euro. Questo è il re. 25 euro e in pratica siamo a ridosso del regalo. E che cos'è? È un Franchi 48L calibro 12. Naturalmente costava poco perché era in condizioni pietose. Sì, esatto. Può vedere sì, è ancora in condizioni pietose. No, però adesso dovrebbe sparare. Sì, in teoria recuperati i pezzi mancanti. È smontato perché c'ha il legno spaccato. È smontato perché dobbiamo ancora finire di montarlo, perché è stata una, diciamo, una rimessa in funzione di pochissime ore fa. Sì, sarà una cosa di fortuna. Però facciamo notare una cosa. In totale quanto abbiamo speso? 25, 225, 150, 375 euro. E abbiamo tre armi che sparano. Hanno una rigatura per quanto riguarda le rigate funzionale. Di tutto rispetto. E la canna del 12 è nuova. E quindi anche se si spende poco, anche se la forma, diciamo, bassi prezzi, zero rischi. Sì, esattamente. Quindi cosa ci resta da fare? Bisogna provarli e vedere sul campo se effettivamente spendendo poco si hanno dei risultati discreti. E le cartucce? Le cartucce te le devi mettere. Ce le metti te? No, non ce le metto io, ce le metti te. Queste sono le cartucce più economiche che sì, abbiamo raggiunto un nuovo livello di risparmio. Quindi, la cartuccia è il bossolo è un 44 Special, 44-40, 44 Magnum, tagliati alla giusta lunghezza. Palla? La palla è stata complicata. Abbiamo dovuto recuperare le palle di una dimensione simile, ma di un fucile sbagliato. Le abbiamo tagliate e trafilate. Polvere, dai, finiscila con la polvere, lì inneschi e via. La polvere è stata presa in prestito senza chiederlo, ma è comunque un prestito che ritorneremo. Gli inneschi sono stati regalati, quindi vabbè, dai. Costo quasi complessivo onesta. A cartuccia? Costo complessivo? Zero. Vai, te ne do 6. Cinque su 6 a bersaglio, di cui direi 3 letali e 2 invalidanti, quindi da lontano fa bene, ma secondo te
a oggi, con 100 anni sulle spalle, come arma da difesa personale, ce la può fare? Boh, se gliela dai in testa anche. Ah, ne proviamo altri 6 a 5 metri. Alzi 6. Dai, poi ma se ne facciamo ancora uno. E me li paghi te? Dai, uomo. Top. Assassino. Direi che 1, 2, 3, 4, 5 come arma da difesa dopo 100 anni non può funzionare. Ha una doppia azione che non è pessima di più e quindi va bene per il tiro fatto bene, ma non ci affiderei la vita. Poi vedi tu. È già un risultato. Stavolta è andato un po' meglio. Questo dai, è andato un po' meglio, abbiamo beccato, almeno abbiamo beccato i bersagli. Ma sì, vanno avanti, vada Dio. Bene. Direi che questa puntata di Max Budget Blaster sia finita, terminata. Ci rivediamo per la seconda prova con il Franchi calibro 12.